siamo nel backstage di Musica Senza Etichetta. Qui proprio durante il concerto si stanno esibendo le band emergenti che hanno superato il contest, e con noi c'è anche una band che arriva da Tivoli. Come vi chiamate? Sì, Jassier. Da Tivoli, come mai avete deciso di iscrivervi a questo contest? Perché è stata la prima data che ci è capitata al sud, e noi siamo innamorati del sud, di tutti i sud del mondo. Che genere di musica fate? Facciamo musica soul, rap, hip hop, R&B e poi tutto quello che viene. Ma sono canzoni vostre o fate cover? Assolutamente sì. Assolutamente inedite, qualche cover c'è, ma proprio così a dare le reference. A condire come l'olio. Cantate in inglese, in italiano? Italiano, inglese, ovunque. Vabbè, cioè, le canzoni diciamo inedite in italiano, poi le italiano cover. Italiano stretto. Avete dei miti, dei riferimenti musicali? Ditemi qualcuno. Vai. Come dicevo in un'intervista precedente, adesso la mia idolo è Ornella Vanoni. Ah, bene. Grande Ornella, sì, la mia è Mina. Guarda, passo. Anderson Paak, ci mettiamo, dai. Ecco, però diciamo Mina, Vanoni, avete dei riferimenti comunque di una generazione, di quattro generazioni fa. Però significa che quelle canzoni, quella musica vi stimola ancora. Sì, perché si stava meglio quando si stava peggio. Sì, c'ha ragione, sì, si stava meglio, è una retorica. Allora, non mi resta che farvi in bocca al lupo. Grazie, crepi. E forza per una bella carriera futura. Ma guarda, sì, magari, dai.